Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro. Due, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo fatto fuori tutte quante le gang, e a quanto pare la Ultor adesso sta cercando di mettere le mani su tutto quello che abbiamo costruito. Beh, noi lo impediremo. È scomparsa tutta la gente. Piramide di paura. Ah, Johnny, ciao. Is this the pyramid? Yeah. Ultor's built a huge R&D facility underneath Mount Claflin. Let me guess. Okay. They aren't developing a better bread box. Honestly, they probably are. They're just, you know, developing guns and body armor too. Why is okay. Ultor gunning for us? It doesn't matter. Here's the plan. Pierce and Shondi, I want the two of you to hit the streets and take out as much Ultor property as you can. If Ultor wants to come after us, fine. But we're gonna make it fucking cost it. Gat, you and I are gonna hit Mi the sembra team. Un piano. Well, we don't get to blow shit up in public. Fine. We can do some damage streets, huh? But we've got to be quick. I don't want to give Ultor any more of a heads up than we have to. Non facciamo saltare in aria nulla. Ma come? A me piace far saltare in aria le cose. E niente, Get. Vai a Sentro. Vabbè. Probabilmente mi sta... Oi. Si era bloccato perché non c'era abbastanza spazio. Allora, fammi vedere. Dobbiamo quindi tornare là. Probabilmente dobbiamo tirare su Johnny. E poi dopo si va alla piramide. Eccoci arrivati. E ora è il momento di fare un po' di casino. Dobbiamo salire la nostra notorietà, eh. Oh, scusami. Questo vuol dire uccidere più gente possibile. Far saltare in aria cose. Ok, molto divertente allora. Aspetta. Calmi tutti! Dobbiamo andare a un forgive and forgot adesso, calmi tutti. Dov'è? È qua vicino, perfetto. Ci posso andare anche a piedi? Aspetta. Posso farlo anche a piedi. Ma è caduto il mio compagno. Su, di nuovo in macchina, forza, bello. Bello, in macchina. E niente, ora gli stanno dando fastidio. Mi dispiace, ma ti devo lasciare. Pezzi di merda. Pezzi di merda tutti quanti. E io mi rubo la vostra macchina. Abbiamo tempo per far saltare in aria qualcosa? Sì, ok, però poi dobbiamo andare a fare il lavoro, Johnny. Voi tre salite in macchina con me, forza. Usa l'entrata segreta e incontra Johnny, va bene. Allora aspetta che... Ecco fatto, dov'è l'entrata? Eccola là. Ah, proprio qua in mezzo alle fogne? Serio? Come ci entro? Ecco fatto, ora potete passare tutti tranquillamente. Contenti? Guarda, li scivolano come fossero sull'acquapark. Ecco fatto. Ora sì che possiamo entrare nell'entrata segreta. Ma proprio in mezzo alle fogne, così sporco, brutto, cattivo proprio. Ora che tutti sono qui con me, forza, si prosegue. Dobbiamo trovare la piramide e incontrarci col grande Johnny. Perfetto, guarda, proprio sembra molto Fallout tutto ciò. Sempre più in fondo, sempre in mezzo alle fogne. Jeez. Trova la chiave del laboratorio, va bene. L'importante è che voi vi facciate i cacchi vostri e io non vi farò del male, tranquilli. Tranquilli che non vi faccio nulla. Johnny, dove sei? Johnny, dove sei? Aia, che male. Ma perché Johnny è rimasto là sopra? A caso, totalmente, scusami. Johnny, dove vai? Johnny! Che stai facendo? Di qua! Si è rimbambito un attimo Johnny. Guardalo, che non si muove. Johnny! Io provo a proseguire, perché è Johnny che è fermo, però... Guardali, guarda che struttura incredibile che c'è qua sotto. E niente, missione fallita perché Johnny l'abbiamo lasciato indietro. Gat non è morto, è rimasto indietro perché è un coglione. No, no, Johnny, di qua.
Non fare lo stesso errore di prima. Su. Buongiorno. Sono qui per fare un po' di casino. Guarda che struttura immensa. Questa è sicuramente tipo una zona d'arena, tipo nel multiplayer, secondo me. Secondo me è palese. Noi intanto proseguiamo alla ricerca della chiave. Ma tra l'altro, posso vedere la mappa? Sì, posso vederla. Sì, secondo me questa è palesemente una mappa multiplayer dove poi vieni ad uccidere la gente, palesemente. Eccoci già arrivati. Bisogna scendere, perfetto. Lasciando un'area d'accesso limitato. È che non lo so. Stiamo proseguendo. Buongiorno. Dove siamo? Ah, è un'altra zona iper segreta che prosegue anche in questa direzione. Secondo me sì. Secondo me sì. Ma dai, ma c'hanno anche il tavolo da biliardo. Vabbè, ci sta che è il loro momento di pausa. E abbiamo trovato una chiave qua, così, abbandonata su un tavolino a cacchio di cane. Allora, dobbiamo di nuovo risalire adesso e vedere che cosa hanno nascosto qui per noi. Io spero qualche bella armetta. Non sarebbe male avere qualche arma unica. Sai cosa? L'unico problema è che già conoscendo il gioco, per me di segreto ormai c'è ben poco, o comunque di sorpresa. C'è veramente ben poco ormai. Pianta una bomba. Ecco fatto. Volevamo lasciare un messaggio? Lo stiamo per fare. Un'altra volta io e le bombe a far saltare in aria qualche bella proprietà nascosta. Ui. Quando è che abbiamo tolto le armi? Scusami un attimo. Non ho idea di quando sia successo, ma va bene lo stesso. Mi dispiace uccidervi, ma tanto tra poco sarete tutti morti, quindi in realtà neanche troppo. Non mi dispiace neanche troppo. Una bomba piantata anche qui. L'importante è che ci sia Johnny. L'importante è che Johnny non si blocchi a cacchio di cane come prima. La prossima entrata invece dobbiamo fare il giro da questa parte. Ecco fatto. Ogni tanto ci sta a combattere anche a mano con i pugni e con i calci, perché non lo facciamo quasi mai. Non lo facciamo quasi mai. Le uniche volte che lo si fa è tipo nel Fight Club alla fine. Ora dobbiamo scappare. Quanto ci fai? Abbiamo 1 minuto e 50 in pratica. Ok, allora dobbiamo scendere dove eravamo prima. Dobbiamo scendere dove eravamo prima. Quindi bisogna andare di qua. Ah no, proprio mi fa andare dall'altra parte invece. Mi fa uscire da dove siamo entrati. Boss fight. Più o meno. È una fuga. Ragazzi, mi dispiace, ma questo è il momento in cui dobbiamo fuggire senza guardare indietro. Quindi se chi rimane indietro, rimane indietro, eh. Mi dispiace dirvelo, ma non c'è spazio per tutti qui. Anzi, in realtà non so neanche se possono salire tutti quanti qua. Ok, forse sì, Johnny, ce la fai? Perfetto. E allora via, che abbiamo solo un minuto ora. Sì, ma sto coso è lento, Dio mio. Forse almeno, non ti dico troppo, ma un filo più veloce. Giusto, giusto un filo, Un filino più veloce sarebbe anche meglio. Però vabbè, finché non c'è nessuno, ci proseguiamo qua sopra. E ce ne fuggiamo prima che esploda tutto quanto. Oh, I ain't doing this. Ah! Yeah! Yeah! Vediamo. Dane. While your project has been yielding positive results, the board is a little concerned. I don't understand. Esatto. The Saints are out of control. That was the point. When you budgeted funds for force majeure, we didn't realize compromising the pyramid was what you had in mind. We're dealing with violent criminals. Are you really surprised they might do something, I don't know, violent? The pyramid was not going to last forever. It's better to spin this now when we are the victims than when Channel 6 does an undercover expose. Beh, giustamente, no? Dane, fix the problem. Okay, maybe I'm being too obtuse. Let me try this again. There is no problem. We've had enough of your ego. Quanto ci fai che adesso li ammazza tutti? Finish off the Saints, or being fired is the least of your worries. Is that all? Take care of this, Dane. Secondo me li fa fuori.
Li fa uccidere tutti quanti. Ultor Corp, piramide di paura. $15,000, niente male. Beh, d'altronde abbiamo già avuto a che fare con la Ultor in passato. Bastone da pappone, ora disponibile nel deposito delle armi. Che tra l'altro non c'entra nulla con questa missione, quest'arma. Però, da quello che so, io non l'ho preso perché non ho fatto tutte le missioni da pappone. Ma il fucile da pappone è l'arma, come si dice, a pompa più forte che c'è in Saints Row 1. Qui non lo so, credo sia l'Altimax il più forte. Però, già che ci siamo, io andrei a fare un po' di munizioni. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.